Ciao ragazzi, da Giuseppe Scaffarelli qui a Milano allo Sheraton. Abbiamo appena partecipato al corso di Bruce Lipton e Greg Braden, un corso pazzesco con almeno circa 1.000 persone entusiaste, un'organizzazione veramente impressionante e ho il piacere di presentare a tutti i lettori di Ricchezza Vera e anche di Performance Strategies e l'organizzatore, che è la mente che c'è dietro tutta questa grande organizzazione, che è Marcello Mancini. E quindi vorrei chiedere a Marcello Mancini, a parte congratulazioni per tutta l'organizzazione che è veramente notevole, e poi volevo chiederti come ti piace essere diciamo riconosciuto dalle persone, perché ovviamente spiccano le tue doti di organizzatore, imprenditore, formatore, perché anche in sala hai fatto diversi interventi con Greg Braden e Lipton. E insomma, come ti piace essere presentato, ricordato? Grazie Giuseppe, ciao a tutti gli amici di Ricchezza Vera. Ma intanto si potrebbe anche non essere etichettati, nel senso che sicuramente non sono un organizzatore, in quanto la parte aziendale dedicata all'organizzazione aziendale, all'organizzazione degli eventi, è completamente delegata da qualche anno, e quindi io se c'è un qualcosa di cui sono grato della mia azienda è quella di poter arrivare ad un evento la sera prima e vedere il risultato già realizzato, e quindi non sono più un organizzatore di eventi. Forse direi che se dovessimo per forza prendere questo appellativo, questa etichetta, forse direi imprenditore, nel senso che mi piace avere delle intuizioni, delle idee, mi piace quindi poi dare seguito a queste idee, a queste realizzazioni, quindi vederle nascere, vederle poi crescere. Ma nello stesso tempo mi piace vederle poi delegate, quindi mi piace stare dall'esterno, vedere poi cosa accadono. Ed è questo il motivo per cui ho fatto per tanti anni il formatore, ma a un certo punto della mia vita decisi che l'eccellenza l'avrei potuta offrire non facendo il formatore come ce ne sono tanti, magari anche tanti bravi, ma costruendo questa piattaforma di contenuti nella quale poterci mettere le menti più brillanti del mondo. Devo dire che ci stai riuscendo alla grande, perché poi Braden, insomma, almeno nel mio settore, è proprio il top, insieme poi a Lipton, un altro nome di livello internazionale. Sono stati recentemente anche chiamati dalle Nazioni Unite, quindi per noi, sai, l'abbiamo anche intervistato, è stato un onore anche quello. E quindi, poiché per fare un corso di successo di questo livello bisogna essere delle persone prima di tutto di successo, e in questo caso posso dire anche un imprenditore di successo, no? A parte la capacità di delega che sicuramente è indispensabile, prima o poi qualunque imprenditore che voglia crescere a questi livelli deve imparare a farlo, questo non c'è dubbio, però vorrei chiederti più da un punto di vista interiore, no? Dentro di te, quali sono state le credenze che ti hanno aiutato di più ad arrivare a questi livelli, magari sulla tua identità, no? Su chi sei, su come credere in te stesso, insomma, oppure anche, oltre alle credenze, i valori che ti hanno spinto per arrivare a questi livelli, perché probabilmente replicando le stesse credenze, i stessi valori, molti dei lettori possono avere vantaggio. Certo, c'è stato un momento particolare della mia vita nel quale mi sono ritrovato volontariamente quasi senza un lavoro, nel senso che ero manager di un'azienda all'interno di una holding e facevo la vita del criceto. Tutti i giorni, tutte le settimane ero in macchina, facevo una vita davvero molto pesante, molto stressante, e avevo quindi anche raggiunto magari anche degli obiettivi. Diciamo che in quel momento non avevo soldi in abbondanza per poter fare l'imprenditore, non avevo problemi, quindi una persona normale avrebbe detto intanto continua per qualche anno, ma io se, tutte le volte che mi mettevo in macchina per andare in quell'azienda sentivo che la pancia mi comunicava qualcosa, e quindi penso che già questo sia il primo elemento, avere il coraggio di prendere delle decisioni. Troppo spesso nel mondo della formazione si utilizzano delle parole che a forza di pronunciarle, perdono il significato. Invece, a volte le parole vanno prese, vanno con un bisturi tagliuzzate e capite nel profondo per poter essere utilizzate. Allora, dire serve coraggio, bisogna farsi la domanda: nel mio caso, in questo preciso momento della mia vita, qualunque momento esso sia, che io abbia 20 anni, che ne abbia 80, che io sia un imprenditore, un dipendente, un manager, che io sia sposato o non sposato, cioè, c'è qualcosa che non va. Come posso dimostrare il coraggio a me stesso? Perché c'è in questo momento, in ognuno di noi, un qualcosa che vorremmo fare ma che non facciamo perché c'è qualcosa che ci blocca. Ecco, il coraggio di cui tanto si parla va messo in pratica in questo momento qua. E
E io ho avuto coraggio di andare dal presidente del consiglio di amministrazione di questa azienda, che mi dava un lautostipendio, nel dire: io non me la sento più e mollo tutto. Quindi senza avere un piano B. E posso dire, e questo lo dico tutte le volte incontro persone che magari sono in una fase di crisi, e io gli dico: guarda, tu sei in una fase meravigliosa, perché io non scorderò mai quel mese e mezzo, luglio fino a metà agosto, di forse 10 anni fa, in cui io devo decidere cosa fare da grande. Ed è stato bellissimo, perché un mese e mezzo mi sono chiuso in casa, io ho passato 3 settimane senza uscire di casa, quindi, ma non sono uscito di casa perché ero in un brainstorm in quotidiano continuo dal mattino alla sera. Avevo lo studio di casa, il tavolo della cucina pieno di fogli, scaricavo bilanci di tutte le... perché volevo capire cosa fare da grande. Non avevo... sapevo che non volevo accontentarmi, sapevo che volevo fare qualcosa che mi prendesse prima nella mente, cioè prima nel cuore, e poi che mi facesse fare i conti, vediamo se mi tornano poi questi conti. Ed è quello che ho detto in un mio speech al TED: prima il cuore, poi i numeri. E quindi in questo mese e mezzo devo dire che guardavo 1000 interventi, i formatori, sono veramente entrato in questo settore e mi sono fatto la domanda: ma come posso esprimere il meglio di me in un'azione, no? Nel senso, in una professione? E avevo capito che c'erano tanti formatori che andavano sul palco mossi da un valore che era l'ego. Non sto parlando di tutti, però vedevo, notavo che la prima molla era l'ego, cioè erano, dissi una frase, tirano più 30 centimetri di palco che un carro di buoi. Cioè, questi 30 centimetri di palco, le persone impazzivano per andare lì. E a me questo non... io, forse anche la fortuna che avendo fatto poi 10 anni di aula, avevo già, come dire, spuntato chi mi veniva a piangere sulla spalla nel dirmi che... questo per me è stato utile, non avevo il bisogno di prendere l'applauso. Questa è stata la mia grande fortuna, approcciarmi al mondo della formazione avendo spuntato il bisogno della gratificazione. Perché la gratificazione, se la sai usare, è a tuo favore, è una grande leva. Se non la sai utilizzare, un po' come le emozioni, no? Sono le tue alleate o sono le tue nemiche, dipende come tu le gestisci, come tu le utilizzi e le fai fluire nel modo giusto, nella strada giusta. E così vale anche per la gratificazione. Se la tua gratificazione è aiutare gli altri, la gratificazione è un forte valore, perché nei momenti di difficoltà pensi a quanto bene fai agli altri, e questo valore della gratificazione nell'aiutare gli altri ti spinge, ti aiuta, ti fa emergere. Se la gratificazione è dettata dal semplice applauso, del bravo, grande, complimenti, è un po' di... c'è un po' di doping in questo, no? E quindi questo, chiaramente, se tu non ne sei consapevole, e questa è stata la mia fortuna nell'esserne consapevole prima, chiaramente questo ti può danneggiare, ok? Quindi in quel momento lì l'ispirazione, in realtà, da dove è nata? È nata dalle Cirque du Soleil, cioè da uno spettacolo del Cirque du Soleil, che io tra l'altro avevo visto un po' in tutto il mondo, e avevo visto questo grande, è una delle aziende più importanti al mondo, fatturano 5 miliardi di dollari e hanno spettacoli ormai sia in pianta stabile da Las Vegas a New York, un po' in giro per il mondo, e che mettevano trapezisti, musicisti, attori, quindi c'erano le migliori, come dire, arti a livello mondiale in uno stesso contesto, senza etichetta. Non era musical, non era teatro, non era circo. Solo dopo ho scoperto, infatti, che la Cirque du Soleil era una delle migliori best practices dell'Oceano Blu, della Blue Ocean Strategy, no, di René Mauborn. E quindi mi è piaciuta questa idea, cioè l'idea di dire: creiamo una piattaforma, inizialmente con Performance Strategies, e portiamo i migliori al mondo, i migliori trainer, li abbiamo portati tutti: Daniel Goleman, Robert Cialdini, Martin Seligman, Robin Sharma, ma non solo, portiamo anche i ricercatori, il professor Rizzolatti, vedi, no, Bruce Lipton, Greg Brady, ma portiamo anche gli imprenditori, Oscar Farinetti, Marina Salamo, piuttosto che i musicisti, Cinzia Pennesi, direttore d'orchestra, Federico Buffa, giornalisti. Quindi questo matching di delle migliori expertise di tutto il mondo, da ambiti completamente diversi, che un po' ricalcava l'idea del Cirque du Soleil, è stata un po' l'intuizione, no? È nato un po' così. Incredibile che sia nato poi dalla visione del Cirque du Soleil. Sì, ma forse perché probabilmente
la mia anima è quella un po' dell'artista. 5 anni già sono il pianoforte e io penso che noi non dobbiamo troppo soffocare le nostre identità, non dobbiamo troppo soffocare. Dovremmo proprio farlo, veramente. Sì, assolutamente sì. Quindi io fondamentalmente a 5 anni sono al pianoforte, a 12 anni volevo fare l'attore e quindi quella è la mia anima. E quindi io mi sono ritrovato a fare l'imprenditore perché l'imprenditore è è la massima possibilità di poter esprimere il proprio potenziale e non puoi farlo se alle 6, se dalle 8 alle 6 sei sotto qualcuno a lavorare, no? Quindi certo. Ci sono arrivato più per questo motivo. Magari qualcuno potrebbe esprimerlo in quel modo. Certo. Però nel caso tuo è stato veramente fondamentale, infatti io te l'ho chiesto ma quasi per una conferma, però l'avevo intuito che è stato proprio il fatto di superare questo bisogno di approvazione, di salire sul palco, che ti ha reso, che poi alla fine ti ha messo comunque a un livello molto molto alto, perché hai scelto più la tua vocazione piuttosto che quello che la tua mente ti poteva dire, prenditi gli applausi, prenditi la soddisfazione, esatto, di essere accettato da un pubblico. E questo è una bella conferma. Quindi questo è il valore fondamentalmente che ti ha dato la svolta, smettere di seguire il bisogno dell'ego di essere approvato. E poi l'idea di lavorare in team. Io sono orgoglioso di avere un gruppo di persone, siamo 25 persone in azienda, che lavorano. Da questo punto di vista le mie filosofie non sono proprio in linea con quelle di Tim Ferriss o del co-working. Ho tanti amici, anche amici comuni, Max Formisano, con i quali spesso parliamo, no? Con i quali spesso parliamo, no? Ma io, esatto, ho chiuso tutto, io sono... Invece no, noi facciamo il contrario. Noi siamo 25, siamo tutti insieme in un ufficio meraviglioso, in un ultimo piano, al quinto piano, tutto di vetro, perché ci piace costruire l'identità aziendale. Quindi se parliamo di valori, parliamo del team, assolutamente del team. E più volte in questi giorni, anche questa mattina, quando prendo un applauso ho da una parte il piacere di riceverlo, ma dall'altra parte il piacere di condividerlo con chi mi permette di essere qui davanti a una telecamera e a prendere dei complimenti. Sono qui grazie comunque a delle persone di cui io ho avuto il merito di sceglierle, ma poi alla fine sono state poi loro chiaramente a fare un grande lavoro. Io sono molto orgoglioso di questo e penso che lavorare in team ti permette di fare cose che da solo non potrei mai fare. Beh, quindi mi pare di capire dalle tue parole anche un altro paio di valori sono emersi, sia il rispetto sicuramente per chi ti è, sia per chi, le persone che collaborano con te, ma anche per le persone che vengono ai tuoi corsi, ma oltre al rispetto anche proprio il servizio. Quindi il valore del servizio, di fare qualcosa per gli altri, quindi il tuo impegno è stato quello di servire gli altri, lì è stato il grosso cambiamento, mi è sembrato di capire, nella tua vita, nel passare dal fare il formatore all'organizzazione di questo tipo di eventi e anche poi il servizio per i ragazzi del tuo team, quindi di vivere con gioia e in armonia la condivisione del successo, quindi la condivisione e il servizio. Mi è sembrato di poter estrarre. Possiamo dire che a me piace vendere ciò che io comprerei, quindi questo tipo di evento, tutti questi piccoli accorgimenti che tu chiaramente da occhio tecnico hai notato e che chiaramente poi colpiscono, impattano sulle persone. Gli stessi Greg e Bruce ci hanno detto: guardate, noi giriamo il mondo, vediamo migliaia di eventi e non c'era mai capitato una cosa del genere, e devo dire siamo molto contenti, perché poi di fatto è quello che ci dicono i vari Daniel Goleman, i vari Robin Sharma e tutti questi personaggi. C'è un elemento che è un po' quello dell'eccellenza, cioè quello di alzare sempre ogni volta l'asticella. Questo devo dire che è abbastanza intrigante della nostra impresa, perché ogni volta che organizziamo un evento c'è sempre un debriefing che si sviluppa in 3 fasi. Cosa è andato bene, per quindi continuarlo a fare, cosa si poteva evitare e quindi cerchiamo di evitarlo la prossima volta, e soprattutto quello che noi chiamiamo le minchiate. Cioè, perché dico le minchiate? Perché se le chiami idee, a volte si assumono troppe responsabilità. C'ho avuto un'idea, già l'altro dice sì, adesso sentiamo, dai, c'è un approccio da no, in cui uno si mette... Dai, sentiamo. Dice, no, c'è una minchiata, che se poi è una minchiata, dice, ma l'avevo detto, era una minchiata, no? Invece questo ti toglie, il senso di responsabilità di poter dire tutto quello che vuoi, che è uno dei principi dei brainstorming, di tutto quello che vuoi. Quindi tutti i miei ragazzi durante l'evento hanno un taccuino
nel quale si appuntano tutte le minchiate possibili. Quindi di queste 10 minchiate, 9 vengono puntualmente cassate. C'è la minchiata geniale poi. Però poi c'è la minchiata geniale. Tante minchiate geniali fanno poi l'eccellenza. Dico, ma qual è il processo dell'eccellenza? Devi sparare minchiate. Perché, fantastico, capisci? Perché a forza di spararle, ce n'è sempre una buona e devi avere quella, come diceva Jill Collins. Jill Collins diceva, il buono è il nemico dell'ottimo. Cioè, l'eccellenza è veramente scomoda, è veramente al di fuori della tua zona di comfort, perché molto spesso le cose vanno già bene in uno standard che tu crei. E l'eccellenza è dopo, quindi è veramente faticosa l'eccellenza. Quindi penso che poi alla fine ciò che uno legge e che vive quando viene magari un nostro evento è che si rende conto che c'è qualcosa di diverso rispetto a ciò che c'è fuori. È perché c'è dietro, c'è un mindset, c'è un modo di pensare e di conseguenza di agire che arriva da questo principio qua. Non accontentarti, quando pensi di far bene stai sempre concentrato. Incidenti stradali arrivano sempre quando sei arrivato vicino a casa che abbassi la guardia, quindi vuol dire che devi sempre stare con la guardia alta, sempre alzare un pochino l'asticella. E anche qui abbiamo fatto un lavoro meraviglioso, ma io mentre ero qui, sarò forse anche un po' malato, stavo pensando all'evento del 28 ottobre 2018 nel pensare che quella roba lì la possiamo migliorare. E quindi c'è un po' di stranezze nel nostro cervello probabilmente. E quindi possiamo estrarre l'ultimo valore, che è tendere all'eccellenza. Perché no, inserendo nel nostro brainstorming in azienda anche il minchiata moment in cui ognuno spara la sua e poi magari esce una genialata tra una cosa e l'altra. Va bene, io direi che possiamo ringraziare Marcello per questa intervista, grazie mille. Penso che i nostri lettori avranno avuto tantissime nuove idee dopo aver visto questa intervista, per cui vi ringrazio anche per aver dedicato del tempo a questa intervista. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E a presto.